Collega Rossetti, prego. Noi insistiamo, anche se sappiamo di non trovare il favore della maggioranza, a riconoscere un quantum sui pedaggi che inopinatamente per diversi anni, dal 14 al 18, Autostrade ha fatto pagare alle pubbliche assistenze. Ci sono contenziosi, ci sono cartelle esattoriali, c'è di tutto campo. E il tema non riguarda come si sta procedendo ad un riconoscimento dell'Istat che dal 2011 non è stato riconosciuto e quindi all'eventuale rimodulazione delle tariffe, discussione che lascio a Croce Rossa, all'ANPAS e alla CIPAS e alla Giunta. Ma c'è un vulnus. Nelle convenzioni si era definito il prezzo delle tariffe in base ai costi che l'amministrazione ha ritenuto fossero sostenuti da chi svolgeva il servizio. Successivamente Autostrade ha incrementato il pedaggio. Per la Regione Liguria questa scelta è stata molto più gravosa rispetto a tante altre regioni, perché è chiaro che dalla Riviera a Genova, ad esempio, dove c'è il Gaslini e il San Martino ospedale regionale, il tragitto non può che non essere fatto in autostrada. Allora noi oggi chiediamo 2 milioni, se volete ridurli, se volete trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, se vogliamo rifare un approfondimento, ma noi non vorremmo che passasse in cavalleria il fatto che questa giunta non ha voluto mettere un citto per sostenere le pubbliche assistenze che si sono pagate per servizi sanitari i pedaggi. Perché pensiamo che questo sia troppo comodo per l'amministrazione, perché l'amministrazione non aveva previsto questo costo, non l'hanno nemmeno previsto le realtà accreditate che svolgono per l'amministrazione questo costo. E perché se lo devono pagare loro? È un atteggiamento vessatorio nei confronti della pubblica amministrazione, a meno che non si ritenga che queste realtà non godano di piaceri o favori, ma se è così, ditelo, spiegatelo, quantificatelo. Ed è paradossale che in un rapporto tra fornitore di servizi e tra l'amministrazione, l'amministrazione a fronte di un costo che non è stato previsto, diversamente da come si fa nei lavori pubblici, quando a costi imprevisti ci si mette intorno a un tavolo, e a fronte di elementi sopra le possibilità e le volontà del contraente in qualunque rapporto di tipo commerciale. Quindi, come dire, il buon senso, se vogliamo, e non solo le leggi, dicono che se io pattuisco che ti copro dei costi e poi ci sono eventi eccezionali, me ne faccio almeno in quota parte carico. Tutta questa discussione, come dire, è sempre stata lanciata la palla fuori campo, sembrava che fosse una questione politica, che fosse una questione di collaborazioni o non collaborazioni, di vicinanza o meno con questa o quell'amministrazione. Io la metto meramente sul conto. Se per fare un trasporto si riconosce un costo, se su quel costo per forza maggiore, perché ad esempio l'aumento della benzina è commisurato agli elementi, come dire, di tipo negoziale, cioè presumo che nel tempo possa esserci. Salvini aveva detto una drastica riduzione che non abbiamo visto. Ci siamo abituati. Potrebbe anche esserci, al di là di Salvini che non l'ha fatta, la riduzione della benzina, può esserci un aumento, ma è evidente che non ci sarà un aumento del 250%. Quindi ci sono dei costi assicurativi, per cui un buon cartello di pubbliche può nel tempo addirittura spendere un po' meno, tendenzialmente a fronte degli incidenti e hanno molti automezzi. Allora, ci sono costi che sono nell'alea, come dire, della decisione collegiale, comune,
di chi firma l'accordo, ci sono dei costi come questo che erano imprevedibili, molto onerosi. Ricordo sempre la presidenza della Croce di Rapallo, cito lui perché si sa non essere del PD, perché ogni volta che parlo poi mi dite ma sono tutti quelli del PD. E allora parlo di uno che faceva parte di amministrazioni avverse a quelle del PD, che ha denunciato il fatto che lui a Rapallo con 200.000 euro un anno di oneri maggiori faceva fatica a stare in piedi. Allora io eviterei di fare politica, dico ma è possibile riconoscere un costo a chi ha fatto il servizio per l'amministrazione? Secondo me ci sono tutte le caratteristiche giuridiche, di buon senso, contrattuali e non avremmo altro che cogliere positivamente un'iniziativa da parte dell'amministrazione. L'opportunità di aggiornare anche l'Aula su un tema che sta a cuore a tutta l'amministrazione regionale di maggioranza, ma ritengo anche di opposizione, che è il sistema delle pubbliche assistenze della nostra regione. Colgo appunto l'occasione perché non soltanto diciamo nell'emendamento si chiede il riconoscimento del pagamento dei pedaggi autostradali, ma in particolare della compensazione degli indici Istat. Come noto abbiamo avviato due tavoli, uno giuridico e uno amministrativo, con le pubbliche assistenze, Croce Rossa Italiana, ANPAS e CIPAS, Misericordie, proprio per affrontare i due temi. L'attuazione nella nostra regione della sentenza del Consiglio di Stato alla luce anche delle evoluzioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea e il tavolo amministrativo per il rinnovo della convenzione o perlomeno per affrontare il regime transitorio. E devo dire che su questo aspetto stiamo arrivando ad una definizione con reciproca soddisfazione ISO risorse, cioè all'interno delle risorse del Fondo Sanitario Regionale e quindi non ci sono necessità di implementare diciamo con questo voce l'assestamento di bilancio. Cosa diversa è il pedaggio autostradale che ha assorbito la totalità dell'intervento del consigliere Rossetti per illustrare un emendamento più ampio e nel momento in cui in qualche modo stiamo parlando di pedaggi autostradali e di multe elevate per pedaggi autostradali non pagati, certamente utilizzare il Fondo Sanitario Regionale per pagare delle multe non pagate dalle pubbliche assistenze che si sono fatte valere, hanno fatto le loro ragioni in modo di fronte anche alle autorità giudiziarie, no? In qualche modo direi che potrebbe sollevare, visto che la Corte dei Conti è più di un'occasione anche citata dalla stessa opposizione, forti dubbi e forte perplessità sull'utilizzo del Fondo Sanitario Regionale per questo tipo di voce. Quindi tranquillizzo rispetto al mantenimento degli impegni sul rinnovo dell'accordo nel regime transitorio ISO risorse, quindi non c'è necessità e quindi il voto contrario è perché lo facciamo col Fondo Sanitario Regionale, quello di rinnovare in regime transitorio le convenzioni come da impegno preso con ANPAS, CRI e CIPAS. E sul pagamento dei pedaggi autostradali non è possibile utilizzare il Fondo Sanitario Regionale e su questo penso che ne convenga anche il consigliere Rossetti. Pur condividendo e pur avendo fatto il possibile anche, mi ricordo all'inizio di questa legislatura, sollevando il caso che era di competenza del Ministero delle Infrastrutture, quella famosa circolare che doveva essere modificata per essere meglio interpretata in base alle esigenze di trasporto dei malati e delle pubbliche assistenze sulle nostre autostrade.